Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è l'unico ente in Italia finalizzato alla tutela di un ambiente antropizzato. È stato istituito nel 1999 e è situato in provincia di La Spezia, in Liguria. Comprende il territorio delle Cinque Terre, ovvero Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, e alcuni comuni di La Spezia e Levanto. Negli ultimi anni il parco si è impegnato a correlare uno sviluppo economico alla conservazione del capitale naturale, applicando uno sviluppo sostenibile che vede centrale il progresso di Green Jobs, quali la manutenzione della rete sentieristica e la valorizzazione del territorio, comunque mantenendo l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali e la biodiversità. Il metodo migliore per visitare le Cinque Terre è sicuramente l'uso del treno, la cui linea, a strapiombo sul mare, passa per tutti i paesini costieri. Oltre a ciò, ATC Esercizio offre a visitatori e residenti delle Cinque Terre un servizio efficiente di mobilità di navette ed autobus. Per visitare i suoi molteplici paesaggi sul mare, il Parco Nazionale delle Cinque Terre offre al turista una moltitudine di sentieri che si ramificano lungo la costa e collegano tutto il territorio. Seguendo un itinerario a saliscendi affacciato sul mare, potrete scorgere paesaggi unici ed indimenticabili. Quali sono gli effetti a lungo termine del Covid sul parco? La possibilità di ripensare ad alcuni aspetti come la redistribuzione magari dei flussi su zone di territorio che in passato erano poco attenzionate magari dagli escursionisti, dagli stessi turisti, quindi cercare di distribuire il più possibile i visitatori e allo stesso tempo attrarre dei visitatori, degli escursionisti più responsabili e più attenti anche all'ambiente e alla sostenibilità di questo luogo. L'attività agricola delle Cinque Terre è incentrata sui terrazzamenti che caratterizzano il paesaggio ligure, con un conseguente sviluppo sul piano culinario e su quello economico, considerati l'elevata produzione e commercio enogastronomici. Fu determinante inoltre lo sviluppo turistico, poiché salvò queste terre da un abbandono quasi certo da parte della popolazione. Ciò mitigò dunque il fenomeno dell'urbanizzazione, che andava attestandosi sempre più in Liguria, come in altre regioni italiane. Il paesaggio delle Cinque Terre è infatti ancora naturale e scarsamente industrializzato. Sono presenti il turismo verde e le escursioni sulla natura. Di recente, inoltre, il territorio è stato partecipe della realizzazione di un marchio che identifica le strutture dell'ospitalità per tutelare l'ambiente e la qualità dei servizi.